dice è un non detto già. Siamo andati 5-6 giorni a Lampedusa a girare un documentario che ora stiamo pensando. Siamo andati in una casa dove abbiamo dovuto cucinare da soli, dove abbiamo dovuto convivere, abbiamo dovuto guardare noi l'attrezzatura da portare per girare, tutte queste cose qui. Beh, mi è piaciuta tantissimo l'esperienza a Lampedusa che abbiamo fatto facendo le riprese per il documentario, anche perché noi come classe, no, del doc siamo andati lì in un posto proprio mezzo disastrato, no? E ci dovevamo completamente arrangiare, avevamo dei ritmi assurdi perché dovevamo uscire la mattina a fare le riprese, poi tornare in casa, magari pulire, poi ritornare fuori a fare le riprese anche al pomeriggio. Però è stato comunque molto bello perché abbiamo conosciuto le persone lì e ci hanno parlato, ci hanno raccontato un sacco di cose che neanche ci immaginavamo sul posto e su quello che succede. Al ricercare la verità, ecco, Lampedusa è stata anche questo, la ricerca di una verità, non fermarsi a qualcosa che ti ha proposto qualcuno. Noi non siamo in competizione, noi collaboriamo, perché per fare dei documentari c'è bisogno che una classe sia unita e che il gruppo sia fatto di persone con competenze diverse, ma che abbiano alla fine un unico obiettivo, ovvero quello di fare qualcosa di artisticamente rilevante. Partiamo da queste testimonianze su Lampedusa, cariche di entusiasmo e di vitalità, per raccontarvi l'esperienza di studio e, diciamo, anche di vita degli studenti del corso documentaristico cinematografico del Liceo Laura Bassi di Bologna che, partito in via sperimentale nel 2011, è stato istituzionalizzato dallo scorso anno come percorso formativo potenziato del Liceo Laura Bassi. In questi anni le varie classi del corso DOC, che hanno come docenti per le materie tecniche e professionisti dell'Associazione Documentaristi Emilia-Romagna, si sono aggiudicate prestigiosi premi realizzando documentari su temi impegnativi come il disagio mentale, l'esperienza transessuale e transgender, le morti da amianto, le problematiche legate alle famiglie di fatto, e hanno collaborato per realizzare questi documentari con vari enti e istituzioni come l'Università di Bologna, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, la Cineteca di Bologna e tanti altri enti. Ma cosa ci sta dietro alla realizzazione di un documentario da parte di questi studenti? È solo una questione di tecnica? Il corso DOC è un modo diverso di vedere la scuola, è un modo diverso di vedere le persone, è un po' quel modo di fare un po' alternativo, è quel staccarsi dalle solite cose, quello di insegnare magari in una maniera diversa che può funzionare. È più faticoso, è più difficile, è chiesto ai ragazzi di più. Una cosa che mi piace un sacco del corso DOC è le competenze, cioè non è come tutte le altre scuole che c'è lo studio sui libri e bella finisce lì, no, sono proprio competenze di vita, competenze che poi ti porteranno a scegliere che persona sei, perché è adesso che scegliamo chi saremo. Garantisce anche la ricerca delle competenze attraverso le esperienze, non è solo un vedere gli altri che ti spiegano qualcosa, ma sei tu che in prima persona vai a cercare la verità di quella cosa, vai in fondo a quella cosa, l'analizzi per poi fartela tua, in modo che nessuno, anche col passare del tempo, riesca a toglierti quella convinzione, quella competenza e quell'esperienza, perché ogni esperienza cambia la persona. La metodologia didattico-formativa del corso DOC è dunque prevalentemente laboratoriale e pone al centro dell'apprendimento l'educazione alla creatività e alla cittadinanza attiva. Ora stiamo facendo un documentario sulla sordità e su una famiglia di sordi che vivono a Bologna. E prima di preparare questo documentario, prima di ricercare informazioni, io non sapevo praticamente niente di questa disabilità. Li chiamavo sordomuti, che così non sono, perché non necessariamente su una persona è non udente e anche muta. O per esempio l'anno scorso non sapevo neanche cosa fosse la dislessia. Abbiamo fatto un documentario stop motion su questo argomento e ora credo di essere preparato, diciamo, riguardo a questo problema. Il fatto anche di partecipare a tanti festival come il Doc Under 30, lo Young About, sono tutte esperienze che davvero in altri licei non,
almeno io non ne ho mai sentito neanche parlare, e appunto di stare a questi festival moltissime ore al giorno, anche oltre le ore curricolari, e stare tutti insieme, dover condividere delle idee. Il corso DOC è dunque una comunità formativa in crescita in cui gli studenti si sentono protagonisti attivi, apprendono nuove conoscenze che li fanno crescere, se le fanno proprie e poi realizzano prodotti multimediali per divulgarle in un circolo virtuoso di cittadinanza attiva. Siamo uniti e abbiamo tutti lo stesso obiettivo, cioè quello di riuscire a trasmettere alle persone, far imparare alle persone qualcosa che prima non sapevano e che dovrebbero sapere. In quest'anno scolastico, oltre al viaggio a Lampedusa delle classi terze per la realizzazione del loro documentario, gli studenti del corso DOC, questa volta delle classi seconde, hanno vissuto un'esperienza molto forte alle carceri della Dozza. Siamo stati lì una settimana per guardare dei film che erano in concorso e nella sala con noi c'erano dei carcerati. Credo che sia stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sono andato a vedere dei film con i carcerati, li abbiamo commentati insieme. È stato magnifico, è stato indescrivibile, perché tu avevi un'idea di quelle persone, un'idea negativa, come se quelle persone bloccassero la società, e attraverso questo festival sono riuscito a cambiare proprio le idee che avevo. Hanno distrutto